ci avviciniamo. Na 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 na. Ti usciranno le vesciche, leggevo, vero? Ma non pensavo sulle mani. E sai perché? Per lavare la roba. Qua la chiamano la roba. Per lavare, diavolo sporco. Col sapone di Marsiglia. Poi sprechi, 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 sprechi. Questo è il risultato. Incredibile. Un cerbiatto libero. Amico! Andale, andale, andale. Adelante anche lui. Tre giorni fa eravamo in partenza da Santillana del Mar, la tappa che definisco la svolta, e vedevamo in lontananza lo spicco d'Europa, il parco naturale delle Asturie. Oggi ci ritroviamo praticamente sotto lo spicco d'Europa, sotto qui partono e vanno. Quella mattina, il giorno seguente la svolta, vi racconto questo aneddoto. Stavo parlando con Ismael, una persona fantastica, uno dei nostri compañeros, militare, con un'attitudine mentale, un'organizzazione mentale solo che invidiare. Stavamo parlando di problemi un po' in generale e mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto e la voglio condividere con voi. Stava scappottando tutto, però comunque d'effetto. Cosa mi dice? Lui mi dice: quando c'hai un problema lo devi guardare da lontano, perché se tu hai un problema e lo guardi da qui, tu vedi solo un problema e non vedi se è una mosca o un elefante. Ma se tu il problema lo vedi da qui, allora tu puoi capire se il problema è una mosca o un elefante. E qui aggiungo io un pezzo: nel momento in cui tu vedi che il problema è una mosca o un elefante, allora a quel punto capisci se puoi prendere il ride oppure un topolino per far scappare l'elefante. E il problema? No. Grande Ismael. Oggi è quasi tutta così da quando siamo partiti. Tutta nel bosco, almeno siamo nell'ombra, lontano dal sol. Vorrei fare come Pollicino che disperdeva le briciole di pane. Pane non ne ho, ma c'ho i cuoricini. No, però mi servono, quindi si disperde niente, piuttosto ci perdiamo nella selva. Appena arrivati a Ribalse Deia o qualcosa del genere. Mancano 5 km all'alberghe, quindi ancora un'oretta e mezza. Un dito del piede, quello che va sulla vescica, quel cerotto, e lo sento scoppiare. Ho paura a togliermi la scarpa. Speriamo innanzitutto che ci sia ancora il dito. Nel caso in cui comunque ci sia, speriamo che non sia qualcosa di inguardabile. Buenos días, Indiana Jones. Siamo a Riba de Seia. Dietro c'è il mare, bella cittadina. Adesso cosa succede? 5 km ci dobbiamo spostare verso questo ex convento, trasformato in alberghe, però non sappiamo se c'è la cucina, se si può cucinare, perché l'idea era quella di cucinare io una pasta, però non abbiamo capito se c'è o non c'è, quindi per sicurezza si prende la spesa, perché niente, non c'è un bar, non c'è un ristorante, niente di niente, quindi Coca-Cola, olive con le acciughe, come mi piacciono un botto qua. Poi ho preso un'insalata di polpo, ho preso un tonno, ho preso il pane, ho preso il prosciutto e ho preso il formaggio. Quindi nell'eventualità fino a domani siamo a posto. È un vero peccato perché negli ultimi giorni si stava mangiando veramente bene e veramente tanto. Anzi, già che visto che non l'ho fatto vedere ieri, adesso pubblico le costine a bibbucciu che mi sono fatto ieri, quelle basine. Adios, Riba de Seia. E si va para chi? Adelante, adelante, adelante.
Allora, questa la raccontiamo e facciamo anche il sondaggio. Allora, stavamo camminando, mancano 3-4 km al come si chiama l'albergue. Stiamo camminando con i sacchetti, pesano. Arriva una ragazza in motorino con un cico dietro, un bambino dietro, si ferma, ci dice: state andando a Esteban de Lecce? Sì. Volete lasciarmi le borse? Perché più avanti c'è la salita che è così, la subida. Che fai? Ti fidi? Non ti fidi? Io, per come sto conoscendo il cammino di Santiago, mi sono fidato e le ho lasciato tutto a mangiare. Adesso la domanda che vi faccio è: la cicca è una ladra o è una buona samaritana e quando arriveremo lì troveremo da mangiare? Allora, piccolo aggiornamento. Mi fa innanzitutto molto piacere che i primi voti che arrivano sono positivi. Questo vuol dire che credete nel cammino e che vi sto magari facendo respirare un pochino quest'aria. Però, io di subide non ho ancora viste. Aia. Ma che ve lo dico a fare? Ve lo faccio vedere. Eyo! Ma di cosa stiamo parlando, dai? Di cosa stiamo parlando? Vediamo un po' il posticino qua. Trac. Cioè che entriamo, facciamo vedere un attimo dentro. Macchinetta. Stasera mi sa che prendo quella specie di pastina lì, che almeno è calda. Tutti i muri. Oh, già con la chitarra te. E qua mi sa che ci facciamo una bella dedica da qualche parte. Vieni qua. Toh. Mangia, dai. Non ti piace? Complimenti, mi hai fatto buttare via per niente. Non vuoi o no? Niente? Siete un po' pirla, eh? Buonasera Indiana Jones. Ho un dubbio. E sicuramente qualche nutrizionista potrà rispondermi. Ma se il 97% di questo Amon Cocido Extra è carne, il resta 3%. Chi è? Che c'è? Ma sei scemo? Perché? Perché devi fare quei rumori lì? Non farli. Mi sto stirando. Oggi è il giorno di mangiare porcherie. Knorr, zuppetta per 4, acqua calda, dentro così. E poi con l'anciova. Buenos días. Ha detto lui. Buenos días, Indiana Jones. Il gallo canta. Oggi question time. Più tardi. Adesso mi devo svegliare. Oggi Chico, Indiana Jones del mio cuore. Colazione dei campioni. Abbiamo tostato il pane, mantequilla, marmellata e si parte per macinare chilometri. La roba è bagnata e oggi ci trasformiamo nello stendino umano. Buenas. Chissà cosa ci aspetterà oggi per quanto riguarda il meteo. Dietro, sereno, con un sole che arriva e pica. Davanti, la tormenta, fulmini, tempesta, saette e gli dèi che vogliono sfracassare giù. Solo il tempo ce lo dirà, camminando. Andiamo e vediamo. Sono tre piccoli pellegrini che vanno a subire. Sono tre piccoli pellegrini. Che ne pensi?
Oggi mi sono svegliato con un nuovo amico, me lo sono visto adesso guardandomi e ho deciso di chiamarlo Bufones. Presentati Bufones. Hola Bufones, come sta? Non va bene qui, mi sto abituando troppo bene. Ogni mattina, cada mañana, mi sveglio, cammino un pochettino e poi... Boom! Milano! Milano! Qui mi fanno notare, mi fanno notare che non riesco a dire la H come Hamon, Hardino, Habanero, Hasamiano, questo è toscano. Hola! Arriverà il giorno che starò male, ma finché non starò male, lo proviamo. No, due, già rischioso. Uno. Poco poco. Oggi niente tortilla, bacon e formaggio. Ah, ci siamo fermati al supermercato per sicurezza, ho preso un po' di pane, un po' di tonno, un po' di olive con le acciughe che ormai sono tradizione. Sto facendo a pugni con lo zaino perché qui sporge e mi fa male. Oggi sto veramente... Sfruttiamo il momento mentre aspettiamo per rispondere a qualche domanda qua di fianco a questo bellissimo cassonetto tipico della spazzatura. Cosa mi sta insegnando? Ogni giorno imparo non una, non due, non tre, non so quante cose imparo ogni giorno. Se dobbiamo fare i seri, allora sicuramente sto imparando ad adattarmi alle situazioni. Questo senza ombra di dubbio, trovando una soluzione anche alle piccole cose. In seconda battuta sto imparando a rispettare l'ambiente più di quanto facessi prima, rispettare il mio corpo molto molto più di quanto facessi prima e rispettare le persone, non tutte in ugual modo. Ma stavo dicendo, non tutte in ugual modo, ma in base al rispetto che ti viene dato. Per intenderci, qui mi fanno sentire, e nonostante non ci sia un secondo fine, perché io al massimo sono un peso, non sono di certo quello che gli toglie il peso, mi fanno sentire come se fossi il biglietto vincente d'oro di Willy Wonka. Mentre a casa tante persone mi fanno sentire come se fossi un boero, mettiamola così. E qua mi stanno facendo capire che non sono un boero. O se sono un boero, sono il boero che vince la PlayStation. Quindi rispettare quelle persone che mi fanno sentire come il biglietto d'oro di Willy Wonka. Un pezzo raro, mettiamola così. Aggiungo un appunto, visto che siamo in tema, mettiamo l'asterisco, che mi fa sentire un boero vincente, ma non. Ah sì, ma dimostrandolo. Sei serio? Me lo stai chiedendo davvero? Che mentre ti muovi senti sembra di avere Paperino sotto il letto. Stendini umani ne abbiamo? Eh? Potremmo aprire una lavanderia, che dite? Finalmente è finita questa salita, perché vedete tutte queste colline
colline, barra montagne, chiamatele come volete. Stiamo salendo e scendendo dietro. Salendo e scendendo dietro. Adesso si scende perché ne abbiamo appena salita. Ebbene, l'italiano non va più qua. Ci siamo capiti però. Vedi? Si scende, si scende, si scende. E poi avremo una salita, abbiamo già visto, prima dell'alberghe, che potrebbe essere quella. Perché si scende? Non si può andare dritto così, per piacere. Il riposo prima della muerte. Il riposo prima della muerte. No. E come no? Sì, altro che no. Spero che sia l'ultima. Non ce la faccio più. Però adesso si comincia a scendere. Non voglio scendere. Non voglio. Spero che non ce ne sia un'altra. Ho finito anche l'acqua. Però manca poco, dai. Invece siamo arrivati senza la salita dal mio amico Botolo. Come si chiama? Botolo. Botolo. Facciamo vedere un po'. In giro qua. Oh, che brutto. Non c'è niente. Solo noi. L'orto. Le zucchine del Luigi. Gran figata. Se non fosse per il letto in plastica. Ma andiamo in cucina a far vedere una delle cose che più mi piace del cammino. Quando arrivi tutto affaticato e trovi, ahia la madonna, si è fatto male, la limonata fresca. Tra l'altro, qui c'è la dispensa in cui si possono comprare le cose. Stasera compro l'amon, compro il tomate fritto, che è il pomodoro, la passata, compro la pasta, ho le olive e il signor Dudi si trasformerà in chef. Allora, Indiana Jones, cari amici italiani, mi rivolgo a voi. Un attimo di attenzione perché qui c'è in ballo la credibilità del nostro paese e ce la stiamo giocando con le peggiori pedine che possiamo avere, ovvero io. Cosa succede? Pasta sta riscuotendo successo. Adesso le aspettative sono alte. Gli ingredienti sono quelli che sono. Quindi la domanda che vi faccio è, e facciamo un sondaggio. Gli ingredienti che sicuramente verranno usati sono la passata, le olive con dentro l'acciuga, dopodiché abbiamo la scelta tra tonno, e quindi andare sul tranquillo, sul sicuro, tonno, olive, ci sta, o amon, prosciutto, crudo, a cubetti. E qui già si rischia. Ditemi voi. Il tonno sta prendendo il largo. Gli unici tre che hanno votato per adesso il prosciutto sono stranieri. Ah, che bello odore di pulito. Qua avevano la lavatrice, abbiamo sfruttato il momento. Questo qua è messo dentro, infatti sa di morto. Good question. Honestly not, especially at the beginning, but with the days you can discover the magic of Camino. And after you can discover the, I say you can discover the safety within yourself, and you can understand that there are a reason for have fear here in this place, in this magic place. Ma non mi vedi? Sono giapponese.